Ok ragazzi, siamo arrivati a Torino. Come potete notare, questa qua non è la Spasso Mobile, è una 500 che ho preso in car sharing a Milano. Siamo partiti a Milano per questo weekend fuori porta in collaborazione con Yugo, che è un servizio alternativo di car sharing dell'azienda Lysis, gruppo FCA Bank, che sponsorizza questo video e anche quello del prossimo weekend. È una 500. Praticamente si tratta di un nuovo servizio. Praticamente si tratta di un nuovo servizio di car sharing. Vi registrate al sito che vi lascio qua sotto linkato nella descrizione. Se avete bisogno di una macchina per andare a fare un weekend fuori porta, potete prenderla da un player, voi vi registrate come user, vi accordate per le modalità e il luogo di ritiro, il rimborso spese, potete muovervi senza limitazioni anche fuori città. E noi siamo venuti a Torino per prendere Joe, cioè adesso stiamo aspettando Joe. Vuoi ciao Joe! Vuoi mettere? Ma io? Crostone. No. 5,50. Online ho trovato questo locale che si chiama Crostone, dove fanno panini tutti a base di salsiccia di Bra. E hanno una tassone. Ah, è tutta roba a chilometro zero. Potete capire il profumo che emana questo crostone. Salsiccia cruda, crema al tartufo. Madonna, è spettacolare. Mi pento di averne preso uno in due da dividere, perché in teoria dopo Joe ci porta in un altro posto. È veramente tanto buono. Wow. È la prima volta che mangio il crostone. I crostoni hanno una caratteristica, che sono i pani che hanno la crosta e non hanno la mollica, e sono chiamati crostoni perché hanno crosta ovunque. Non è vero? Cioè, boh. Madò ragazzi, che storia, la mole antonelliana di Lego è bellissima. Ragazzi, sto male, aiuto. Oddio, gigante. Devo assolutamente uscire da qui prima di fare qualcosa di avventato. Adesso Joe ci porta in qualche altro posto pazzerello dei suoi. Conoscendolo ci porterà in un altro posto da fricchettoni. Joe si è inventato una nuova risata. Posta quel bus. Joe, ma dove siamo? Ok, abbiamo capito dove prende i vestiti Joe. È bellissimo quello. Io stavo guardando questa stupenda camicia brutta, ma guardate cosa ha trovato Julie. Cioè, è un intero completo tipo da sci con scritto Sam Moritz. Che dettagli. Cos'è? Ok, adesso sì che ragioniamo. Tra l'altro questa qua è quasi come quella che ho comprato io, solo che io ho preso la versione non zoom, ma le dimensioni sono le stesse. Abbiamo preso qualcos'altro da mangiare. Prima è successa una cosa bruttissima. Mentre compravo quei rullini 120 ad un prezzo fantastico, perché alla fine li ho pagati 3,50 l'uno, quindi ne ho presi 10 per fare la scorta, hanno rubato lo zaino al tipo che me li ha venduti. Mi è dispiaciuto tantissimo. Cioè, non proprio mentre eravamo lì noi, però se ne è accorto in quel momento, con le chiavi di casa e tutto il resto. Com'è che si chiama il mercato, così dico di stare attenti? Il balloon di Porta Palazzo. Ecco. Ocio. Ma anche Orecio. Ciao, ti ho preso le melanzane fritte come quando andavamo a Montelago, sei contento? Quando io, Leti e Joe andavamo a Montelago in macchina, avevamo la tradizione che ogni volta che trovavamo la coda dovevamo mangiare le melanzane fritte di mia madre. Ah, Leti, non siamo... non siamo andati al suo compleanno, ma stai guardando adesso. Ma buono, la tipa mi conosceva, me ne ha dato un sacco. Mi sa che venire sulla collina di Superga non è stata una grande idea, perché come potete notare c'è la nebbia, non si vede assolutamente nulla. Panorama fantastico. Qua siamo un po' più in basso, in teoria si dovrebbe vedere qualcosa, e infatti si intravede un gran bel panorama. Grazie Joe che ci porti nei posti speciali. Piove. Da quello è il po'. Joe, dov'è la mole? Non lo so. Non chiedere niente Joe, perché è aperto? Boh. No, sì, apertura straordinaria oggi. Wow. Dove siamo, Joe? Alla villa della regina. No, è di qua. Ci si può uscire? Siamo appena entrati. Guarda che non c'è il microfono.
Sono troppo fichissime queste stanze angolari, perché sono tipo arredate con roba cinese. E non te lo aspetti in una villa così. Grazie mille. Wow, ma è bellissimo. Piove. L'altra volta che ho fatto un video a Torino, un sacco di persone della zona che vivono qua mi hanno detto: wow, ci hai fatto scoprire posti che non conoscevamo. Questo qua si chiama Villa della Regina e lo conosceva Joe, o forse l'ha soltanto trovato su Google, e è molto figo. Ho pagato 5 euro io e 2,50 euro Giulia, che era il ridotto sotto i 25 anni. Vi consiglio di venirci a fare un giretto. Ci è andata bene comunque, perché abbiamo trovato l'apertura straordinaria tipo fino alle 9 di sera. Allora, praticamente Joe ci ha convinto a venire in questo kebabaro gourmet, dove a quanto pare fanno il kebab con carne piemontese, e ci hanno portato ad assaggiare lo yogurt con acqua e sale. È una bevanda tipica di Torino. È tipo yogurt anacquato salato. È buono, però cioè sa di yogurt, come bere lo yogurt. Ti piace? Non è male, cioè è yogurt. È yogurt salato? Sì. Sono stati veramente velocissimi, ce l'hanno già portato. Oh, Maria. Bellissimo. Non te l'ho fatto, bellissimo. Ma no, si sente un botto la differenza. Cioè, è diversissimo dal kebab che mangio di solito a Cassano, anche se in realtà non lo sto più mangiando il kebab. Qua invece c'è proprio, lo prendo. Spiegalo tu, va. Ah, sì. Perché la carne, cioè, non sembra kebab. Sei veramente un pro. È buono. Spiega. Ok. Devo dire, veramente niente male. Soprattutto è strabbondante questo piatto. Meno male che ce lo dividiamo in due. Anche perché devono ancora arrivare i baklava per Julie e il tè turco per me. Oddio ragazzi, questa cosa qua comunque è lava pura. Ma fortunatamente abbiamo preso lo yogurtino. Il latte e lo yogurt, raga, col piccante sono fantastici. Forse sto esagerando. Comunque Gio, ci stai consigliando un sacco di posti bellissimi. Sei proprio una guarda. C'è anche il video proiettato che fa vedere tutta la preparazione del kebab piemontese. Ah, fresco. Ah, è buonissimo. Buonissimo. Comunque no, è vero. Dai, è buono, solo che non è zuccherato. Quanto abbiamo speso? Tipo 22 euro in 4. Boh, grazie Joe per questo posto. Gli kebab di Torino, cioè, è già da Demir. Da Demir in piazza? Adriano. Il kebab con la carne piemontese. Adesso noi dobbiamo lasciare Torino, perché sennò non si può più fare il check-in nell'hotel che abbiamo preso per questa notte. Quindi ciao raga, ci vediamo. Vai a casa a piedi, Joe, piove. Ciao amici di YouTube. Se passi da noi iscrivimi. Ci siamo un pochino persi. Stiamo cercando il nostro, cos'è, un castello? Sì. Aspetta che ho un pochino storto. Giulia, ma che figata di posto hai prenotato? Ah, ma sono tutte storte le lampade, c'è anche il wifi. Comunque sì, ci ha accolto la proprietaria di questo castello, che in realtà è quello che abbiamo inquadrato prima. Cioè subito dopo siamo arrivati, dovevamo soltanto capire dove entrare con la macchina. E questa stanza è veramente gigante, è un vero e proprio appartamento. Qui c'è il salotto, di qua si va nella cucina e la colazione ce la porterà qua direttamente in stanza domattina. Qui c'è il bagno e la stanza da letto con il mega specchione. Bellissimo. Visto che avevamo la macchina, siamo usciti da Torino e siamo venuti a dormire qua dalle parti di Biella. Comunque ci vediamo domattina. Buongiornissimo, la signora mi ha portato anche un po' di formaggio. Sono troppo contento del bottino di ieri, soprattutto perché ho trovato anche questo rullino ISO 1000 che mi servirà per il Festival delle Lanterne in Thailandia. In maniera abbastanza improvvisata siamo finiti al Santuario di Europa. E sinceramente non me lo aspettavo così figo. Cioè, non mi aspettavo neanche che ci fosse un santuario. Siamo venuti qua per un altro motivo, a dir la verità. Comunque fa abbastanza freddo. Però molto 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 figo. Certo che ovunque vai in Italia siamo pieni di posti assurdi. Anche quando non li cerchi, cioè completamente a caso. Va, che posto. Ovviamente non potevano mancare le impalcature. Dai, Giulie. Facciamoci venire fame, così dopo si va a mangiare la polenta. Oddio, raga, ma quanto è vintage questa cosa.
Il giardino botanico è chiuso, ma ho visto anche l'insegna della funivia. E mi sa che è chiusa. No! L'attività scistica nel Biellese è nata all'inizio del secolo scorso ad Europa sui prati del santuario. È un po' come all'ingresso dei templi in Giappone. Sicura che non vuoi venire, Julie? Per fortuna che ormai vado sempre in giro con scarpe da montagna. Da solo all'ingresso di un posto abbandonato. Che bei ricordi che affiorano. E ragazzi, sto per entrare a vedere un posto che mi avete consigliato in tantissimi da quando ho iniziato a fare Italia abbandonata, ovvero Europa Bagni. Ci sarebbero tre strade possibili da prendere. Non so se questa qua è quella giusta, però c'è qualcosa. Ad essere sinceri, c'ho un po' paura. Andiamo dentro comunque. Continuo a sentire rumori che potrebbero benissimo essere passi sulle foglie, però voglio sperare che siano soltanto gocce che cadono sulle foglie già bagnate. E bello, molto bello. Con tutta l'acqua che è venuta giù negli scorsi giorni, direi che è troppo pericolante per entrare. Quindi torno da Giulia, che forse è meglio. C'è un po' di fila, però noi vogliamo la polenta. Guarda bene, no, 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 è vero? Stanno aspettando i frischi loro? No. Mi sa che abbiamo preso troppo cibo, no? No. Ma no, ma quanto formaggio c'è dentro? È stranissimo. Due volte elettrico. Tomino elettrico. No, no, dico. È buonissimo. È piccante. Però buono. Certo che nelle sagre di paese si mangia proprio bene. Abbiamo preso la vianda, la polenta concia, i salumi, il tomino elettrico, che era quello con sopra l'olio piccante, buonissimo. Poi siamo usciti e ho comprato così 37 euro di formaggi e miele per mamma. Ha pure il burro della malga. Burro, due pezzi di formaggio e il miele. A casa saranno tutti contenti. Ciao Marco. Ciao amici di Yuma. Finalmente la vedo da vicino. Una signora ci ha appena detto che è dello stesso architetto che ha fatto la mole antonelliana a Torino. Infatti un pochino ci assomiglia. Cupola di San Gaudenzio, alta 121 metri, l'architetto è Alessandro Antonelli. Molto carina Novara, ma mi sono appena accorto di aver lasciato il burro in macchina. Si il scioglie burro. Ragazzi, per questo weekend abbiamo già fatto troppe cose, quindi ce ne andiamo a casa. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao. Ciao amici di Yuma.